Ciao ragazze, oggi vi parlo della My Beauty Box del mese di aprile che mi è stata inviata appunto qualche giorno fa, qualche settimana fa, insomma, i primi di maggio se non erro, sì, quando sono tornata dalle vacanze. Questa box è molto interessante, quindi parto subito a farvi vedere i prodotti. Parto subito con il pezzo forte di questa box che è lo smalto Essie. Eccolo qua. Io non ho mai provato gli smalti Essie in versione grande, in versione full size, ma li ho provati solo in versione mini size. Un tempo fa c'erano proprio, non so se li fanno ancora, c'erano le confezioni da 4 piccoline. E sì, insomma, nelle mini size sinceramente non mi avevano entusiasmato, ma ho sentito parlare veramente molto bene di questi qui. Il pennellino è di quelli piccoli, quindi questo qua piccolino. Il colore dovrebbe essere Super Hot 5 Coral, però credo che là dietro c'è scritto Saturday Disco Fever, perché se non erro ho cercato un pochino su internet e faceva parte della collezione della scorsa estate del 2013 chiamata appunto Saturday Disco Fever. È un colore che io non ho perché è un corallo, almeno credo. Sì, è un corallo diciamo sull'aranciato. Io preferisco più coralli rossi. Questo diciamo che è lo swatch. Sembra molto carino, molto estivo. Comunque gli smalti Essie costano all'incirca 11 euro, 11,50 euro. Altrimenti c'era l'altro colore, Juicy Lime Green, che appunto era un verde bellissimo, molto estivo. Poi abbiamo un deodorante dell'Equilibra all'aloe. In versione stick, che è questo qui, che ha un buon inci, quindi senza parabeni, senza SLS, protezione naturale. Questo qua è l'inci, se lo volete vedere. Non l'ho mai provato, fatemi sapere com'è. Se lo avete provato, fatemi sapere se tiene, appunto, ma lo saprò abbastanza presto. Poi abbiamo in versione da 30 ml il famosissimo olio secco della NUXE, l'huile prodigieuse. E appunto è un olio multiuso che va bene sia per il corpo, sia per i capelli, sia per il viso. Io l'avevo già provato in una versione piccola, mignon, diciamo, sui capelli e dopo lo shampoo me li aveva appesantiti moltissimo, quindi magari lo proverò come impacco pre-shampoo o comunque anche sul corpo. L'inci è molto buono, un sacco di fatto con olio di macadamia. E tante altre, olio di mandorle, insomma, tanti altri oliettini, non so se vedete perché comunque è specchiato, però si trova appunto nelle farmacie e costa anche un bel po' questo prodotto, quindi è molto carina l'idea. E poi abbiamo due prodotti della marca Ilan, una matita per labbra. Questo colore è un po' sul terra, nude, diciamo. E questa dovrebbe costare all'incirca 8 euro. E poi abbiamo una crema solare antirughe, però protezione sempre di Elan, però protezione solare S, che per me sì, S, protezione solare 6, che per me è un po' troppo, direi decisamente troppo bassa come protezione. Comunque è questa qui. La terrò da parte, la regalerò perché comunque per il viso io ho bisogno di una protezione minimo 30, poi soprattutto per ma anche per il corpo, io utilizzo di solito protezione 50 proprio per i bimbi perché ho veramente una pelle delicatissima. Però l'idea di averla trovata comunque nella box è carina. C'era la possibilità di trovare anche un SPF 10, un SPF 60 oppure due prodotti per dopo sole, quindi comunque mi è piaciuta l'idea. Carrellata finale di prodotti, eccola qua, quasi tutte full size tranne questa che comunque da 30 ml ed è una mini taglia, ma una signora mini taglia, quindi questa era la box. Devo dire che a me è piaciuta, fatemi sapere se anche a voi è piaciuta e fatemi sapere se avete provato questi prodotti, soprattutto magari questi due. Aspettate che con una mano sola è meglio, se avete provato questi due come vi ci siete trovate. Questo è tutto, grazie per avermi seguito. E alla prossima, ciao!